Successo limpido e sbrigativo del Torino, che unicamente nel primo quarto d'ora ha stentato ad organizzarsi, dando modo al Perugia con De Rosa di esordire dignitosamente. Erano quasi due anni che i Granata, in campionato, non contavano su una domenica di contemporanea vena da parte dei gemelli offensivi. Dopo il gol inaugurale di Graziani, segnato al decimo, la coppia avanzata si sbizzarriva, mandando in crisi l'incerta retroguardia avversaria. Prima Graziani ostacolava Pulici e quest'ultimo metteva ulteriormente a tacere le recenti polemiche con un gesto distensivo. Poi era Pulici a colpire per due volte il montante, a coronamento di precedenti manovre animate da un D'Amico ispiratissimo. Su una punizione calciata nel modo più raffinato proprio dall'ex laziale, Graziani siglava al 34esimo il raddoppio. Il Perugia, inconsistente in avanti con Casarsa ad arrabattarsi nei panni di risolutore e con Bagni sorprendentemente in panchina a causa di una leggera influenza, confezionava occasioni solo quando il filtro granata di centrocampo segnava il passo. Nella ripresa, in 20 minuti, Olivieri, sempre più scomodo sulla panchina umbra, reinventava l'attacco, inserendo Bagni e Passalacqua, ma solo Di Gennaro, con le sue esecuzioni da lontano, scuoteva una squadra rassegnata. Il Torino, che in retroguardia poteva far leva su un Danova impeccabile, amministrava serenamente la gara. Sull'altro fronte, dopo un colpo di testa di Bagni, era proprio l'azzurro a mettere fra i piedi di Di Gennaro un pallone banalmente sciupato. I Granata, che già avevano sostituito Salvadori, sempre avversato da ciacchi muscolari con Cuttone, chiudevano il match con Sclose in luogo di Sala. Un 2-0 che conferma il rilancio del Torino e sentenzia il momento delicatissimo dei perugini.